Autogemelli, concessionaria esclusiva BMW a Vicenza, Bassano e Zanè. Buongiorno telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione dei telegiornali Flash. Apriamo parlando del terribile temporale che ieri sera si è abbattuto su tutto quanto il Veneto e pensate, è un fronte temporalesco talmente raro che l'ultima situazione di questo genere risale a 18 anni fa. Un fenomeno molto intenso e molto vasto che ha portato a cadere ben 5.000 fulmini. Un sistema temporalesco imprevedibile, un evento meteo rario, l'ultimo di queste dimensioni che ha colpito il Vicentino risale al novembre del 1996. Un nubifragio complesso formato da numerose cellule che ha scaricato grandine ovunque con chicchi anche di 5 cm, pioggia di forte intensità e vento per una conta dei danni di decine di migliaia di euro. Tutto è iniziato attorno alle 22.40 di ieri sera. La furia degli elementi ha colpito Vicenza, Creato, Sandrigo e ancora Lusiana, Breganze, Montecchio, Precalcino e Bressanvino. E la lista dei comuni si allunga. Alberi sradicati, sottopassi ferroviari e strade allagate. Prima che tutto si scatenasse, però, per oltre mezz'ora il cielo della notte è stato illuminato a giorno dai tantissimi lampi e il 2014 sarà l'anno record. La grafica mostra infatti l'evoluzione di fulmini e lampi nella zona con picchi di 5.000 eventi per un'estate tra le più imprevedibili che la memoria d'uomo ricordi. Le fulminazioni sono strettamente correlate con l'intensità del temporale. Più un temporale intenso, più produce grandine e di conseguenza anche fulminazioni. In questo caso, per l'anno in corso, a livello di fulminazioni siamo su valori enormi. Il temporale di questa notte è stata la riprova che stiamo vivendo un'estate instabile, molto instabile. A memoria, se ne sono mai viste così? Ecco, andando a cercare nei nostri dati, nei nostri archivi, è difficile recuperare una quantità di temporali simile nella prima metà dell'estate. Possiamo dire che negli ultimi 30 anni sicuramente è l'estate più instabile in assoluto, sia a livello di numero di temporali, ma anche di fulminazioni e di eventi ad essi collegati.